Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Io sono Mattia e oggi realizziamo insieme il primo grande unboxing del canale, tutto a tema foto e video. La maggior parte di questi pacchi li ho acquistati ai Prime Days e so che cosa ho comprato, ma non so che cosa stia in quale pacco. Quindi iniziamo subito e direi di iniziare a levarci i pacchi un pochino più piccolini. Quindi iniziamo. Solita difficoltà nell'aprire i pacchi di casa Amazon. E olè. Il primo pacco è una scatolina di dubbia qualità della K&F Concept. Ed essenzialmente si tratta di un piccolo adattatore. Infatti un caro amico mi ha regalato diverse fotocamere vintage. Insieme ad esse c'erano alcune lenti che mi piacerebbe utilizzare sulla mia Fujifilm X-T2. Per questo motivo ho dovuto comprare un paio di adattatori e questo, come vedete, è il primo. Spero quindi di riuscire ad utilizzare tutte quelle belle ottiche vintage, tra cui un bellissimo Helios 58mm f2 sulla mia X-T2. Quindi mettiamo via questo pacco e andiamo avanti. Procediamo spediti con il vento con il secondo pacco un pochino più piccolino. Il box è lo stesso del pacco di prima. Infatti ho comprato un altro adattatore sempre di casa K&F Concept, poiché mi servivano due adattatori per due fotocamere diverse. In questo caso l'attacco è da M42 a Fujifilm X-Mount. Insomma, presto vedrete anche delle lenti vintage sul canale. Eccoci qua, ora iniziano ad arrivare i pacchi, quelli un po' più grossi, quelli un po' più succulenti, e partiamo da questo qui. Vi ricordo che io non so assolutamente che cosa ci sia all'interno di ciascun pacco. Per aprirli ho bisogno del mio fidato amico taglierino. Ed eccoci qua. Ragazzi, non potete capire la meraviglia. La scatola non ci serve. Ed ecco qua. Ho comprato questo gigantesco tomo Annie Leibovitz, ritratti dal 2005 al 2016. Si tratta di un bellissimo libro di fotografia che raccoglie alcuni dei migliori lavori di questa fotografa di ritratti. E l'ho comprato il giorno dopo i Prime Days, poiché era in forte sconto. Vi ricordo che se siete interessati a qualcuno degli articoli che vedete in questo video, troverete tutti i link giù in descrizione. Questo libro è veramente una meraviglia. Mi dispiace se lo devo sfogliare così al volo, ma è veramente spettacolare. Quindi mettiamo da parte anche Annie Leibovitz e proseguiamo. Infatti adesso arriva quello che io stavo aspettando da più tempo. Infatti non ci crederete, ma è dal 14 ottobre che sto aspettando di realizzare questo unboxing, perché dovevo aspettare che mi arrivassero tutti i pacchi. E credetemi, non è così facile resistere alla scimmia e alla tentazione di aprire i pacchi. Quindi procediamo con questo qui. Il pacco più grosso lo lasciamo ovviamente per ultimo. Quindi rimanete fino alla fine se volete scoprire cosa c'è in questa grande mystery box. Spostiamo un attimo questo pacco qui e procediamo. Nostro amico fidato. Eccoci qua. Solito imballaggio alla Amazon. E abbiamo un altro pacco. Abbiamo un pacco nel pacco. Quindi torniamo al nostro cutter. E alcuni di voi avranno già capito che cosa c'è all'interno dalla marca Niue. E dopo un pacco abbiamo un'altra custodia. Ho capito finalmente come si apre questo pacco. Ed eccolo. I più attenti di voi avranno già capito di cosa si tratta. E sì, si tratta di un bel softbox. In particolare si tratta di un bel Octaox da ben 140 mm che per i Prime Days era in fortissimo sconto. Era davvero tanto tempo che aspettavo di comprare un Octaox e in realtà non lo volevo neanche così grande. Ma questo c'era in sconto e questo ho preso. Qui abbiamo tutte le parti per realizzare il nostro softbox. Abbiamo quindi la griglia, il bounce, il vero e proprio diffusore con il suo telo diffusore. È una pratica carina, comoda per il trasporto. Ora rimettiamo tutto dentro, poiché qualche spoilerino ve l'ho già fatto. Adesso capirete a cosa ci servirà questo piccolo grande diffusore. Quindi, cosa apriamo? Andiamo con questo qui. E questo lo vedete già da voi, casa Niue. Quindi mi alzo in piedi perché è veramente troppo grosso per essere aperto con i comuni mortali. E distruggiamo tutto anche senza l'utilizzo del cutter. Oh sì.
Sì ragazzi, si tratta di un bellissimo stativo, anche piuttosto importanti come dimensioni. Infatti, ve l'ho detto, abbiamo comprato la softbox, è arrivato lo stativo importante. Che cosa mai ci sarà qua dentro? Scopriamolo insieme. Siamo quasi giunti alla fine, manca solo lui. Quindi siamo pronti per aprire questa gran bella bestia. Uno, qua è già aperto. Via tutta la classica carta di Amazon e i pacchi qua sono due e quindi li tiriamo fuori uno per volta. Il primo pacco è questo qui. Come avete già letto dalla scatola, si tratta di un faretto LED che utilizzerò proprio qui su YouTube. Infatti, solitamente per illuminare i miei video di YouTube utilizzo due lampadine diffuse da due ombrelli. Queste lampadine però non sono il massimo, la qualità della luce è un po' meh e soprattutto la potenza non è adeguata. Ho quindi ripiegato su questo bellissimo faretto di casa Godox, che al Prime Day era al prezzo più basso di sempre. Il faretto è questo qui, quindi unboxiamolo insieme. Apriamo manualetti di istruzioni, la spina per attaccarlo alla corrente. La parabola per diffondere la luce. E infine, eccolo qui, in tutta la sua maestosità. Insomma, non me lo aspettavo così grosso, è veramente, veramente una bestia. Ed ecco qui il nostro Godox SL60, la prossima luce principale del canale. Ed eccolo qui, questo è il prossimo faretto che mi illuminerà nei miei video di YouTube. E tutto quello che avete visto oggi sul canale, quindi il softbox e lo stativo, serviranno per sorreggere questa gran bella bestia qua. Sono davvero, davvero curioso di provarlo. Quindi lo lasciamo un attimo qui da parte a farci compagnia e apriamo l'ultimo pacco che è contenuto qua dentro. I più attenti di voi avranno già riconosciuto il brand. Eh sì, è Manfrotto. E ho comprato una testa, in particolare una testa video ai Prime Days, poiché era davvero in forte, forte sconto. Quindi state sempre attenti ai link di Amazon, anche quelli che trovate giù in descrizione, perché ogni tanto trovate sconti davvero davvero folli su Amazon che vi permettono di risparmiare davvero davvero tanto. Ma quindi apriamolo insieme. Abbiamo un po' di manuali che non ci interessano. Una parte della testa che ci permetterà di fare i nostri movimenti di camera veramente fluidi e poi quella che è in sé e per sé la testa video. Il resto della scatola è tutta vuota, scatola enorme, completamente vuota, come Amazon. E qui in tutta la sua maestosità abbiamo la 502 di Manfrotto. Forse in video non rende, ma è veramente enorme, è veramente gigantesca. E questa mi permetterà di realizzare movimenti di camera molto molto fluidi, poiché è frizionata sia sul pan, quindi sullo scorrimento orizzontale, sia sul tilt, quindi sullo scorrimento verticale. Questa mi aiuterà sicuramente in tutti i video in esterna e in tutti i b-roll che porto sul canale. Chi lo sa, magari la porterò anche sul canale in una recensione dedicata. Fatemi sapere se vi interesserebbe un video di questo tipo giù nei commenti. Insomma, l'unboxing è finito e come vedete abbiamo spacchettato davvero tanta roba. Vi ricordo che tutto quello che avete visto in questo video l'ho comprato di tasca mia e che se siete interessati a qualche articolo in particolare trovate tutti i link giù in descrizione. Fatemi sapere giù nei commenti se vorreste vedere un video più approfondito su qualcuno degli articoli che avete visto in questo video. Sarei molto molto curioso di testare per voi sia questa grandissima testa video sia ad esempio questa bella luce, ma anche il libro di ritratti secondo me merita una menzione particolare. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciate un bel pollicione su per sostenermi e soprattutto per farmi capire che vi piacciono video di questo tipo. Gli unboxing per me sono un'esperienza del tutto nuovo, ma è molto molto divertente realizzarli e quindi mi piacerebbe portarne altri sul canale. Iscrivetevi ed attivate la campanellina per non perdervi tutte le prossime novità. Infatti sul canale stanno arrivando davvero tante novità e questa ad esempio era la prima di tante. Noi ci vediamo presto e buona luce!